segno sulla sabbia di nuova umanità. E il vento che lo legge lo trasporta con sé. La mela integrata vuol dire che stiamo pensando al nostro futuro. Dobbiamo reintegrare quel morso che la Bibbia ci ha portato a conoscere, e poi abbiamo anche conoscenza oggi di come quel morso sia diventato totalmente mondo artificiale. È tutta scienza, tutta tecnologia, benissimo, ma allora che questa scienza e questa tecnologia si prenda la responsabilità di riportarci alla natura, dunque di rimettere a posto quel morso che ha in qualche maniera creato, partendo dalle origini, insomma, del distacco degli esseri umani dalla natura. Con il morso della mela uscivamo dalla natura e creavamo il paradiso artificiale, il secondo paradiso che ormai divora la mela. Il terzo paradiso è quel disegno che io ho fatto di tre cerchi. Il primo cerchio rappresenta la natura, il cerchio opposto rappresenta l'artificio e al centro abbiamo il ventre procreativo della nuova società, dunque il terzo cerchio. Il terzo cerchio nasce dalla creazione, la creazione dei due opposti, natura e artificio, che creano una dimensione nuova che prima non esisteva. Questa è creazione. Il terzo paradiso, la nuda proprietà di questa nostra casa. È una festa, basta vedere le persone in giro, i volontari, ma una festa di che cosa? Ecco, è una festa della unione fra artificio e natura, fra cultura e ambiente. Basta dire no ai templi, no ai palazzi, no ai castelli, sì alla natura, o viceversa, perché sono le due cose che sono straordinariamente belle unite insieme. Io immagino, se noi potessimo vivere nel paleolitico, in una natura intatta, saremmo infelici, perché noi abbiamo bisogno anche dell'artificio, siamo degli esseri anche noi artificiali, ma nello stesso tempo questo artificio risplende solo in una natura sana, in una natura risarcita. E la mela, vedete, con quel morso così simbolico, finalmente risarcito, ma risarcito con la tecnologia, quindi anche quel verde in verticale della mela è un'unione di natura e di alta tecnologia del maestro Pistoletto. Quindi fra Pistoletto, il suo terzo paradiso e la visione del FAI e questa iniziativa del comune è un tutt'uno che a me piace enormemente e vedo che piace alla popolazione. Come sorriderai? Sono molto contento di essere qui con il maestro Pistoletto in questa bella città di Milano e con l'Expo 2015. Tutto questo si raggiunge in una maniera molto positiva. Il messaggio dell'Expo e l'obiettivo dell'Expo è il messaggio del maestro Pistoletto e lo che facciamo noi alle Nazioni Unite, tutti trattando di trovare soluzioni per un mondo migliore e affrontare questi problemi enormi che abbiamo nella pianeta. Quindi è un giorno speciale oggi.